Buonasera e benvenuti amici di Fanner, ci troviamo al circolo sportivo Oldon Orione dal quale a breve racconteremo la sfida tra River Plate e Atletico Whisper, seconda giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8 riguardante il girone di Roma Nord. River che ha perduto in casa all'esordio e Atletico che invece è partito nella prima partita con un roboante 5-0. Già dall'altra parte Sheffield sul tocco di mano che l'arbitro non staziona, il tiro, la traversa e poi pallone che non entra. Diamolo della Lega Calcio 8. Tra River Plate e Atletico Whisper. Brutto il pallone perso adesso, l'attaccante che smarca il portiere, poi con il destro la insacca per l'1-0. Il numero 6, trattasi di Correrella Marco, realizza l'1-0 per il River Plate. C'è stato un attimo di confusione comunque col nome dell'autore del gol, era Di Sisto che ha portato in vantaggio i suoi. Allarga a destra, cross dentro, pesca il giocatore, tutto dall'altra parte, non senza difficoltà, smanaccia il portiere del River Plate, palla in out da quest'altra parte, sotto la nostra postazione, verrà battuto, controlla il piazzamento dei suoi, adesso Perelli, però va direttamente in porta, smanaccia Pievani dai suoi difensori, aveva toccato Leone, adesso Di Girolamo ancora, il tiro di sinistro, stavolta la traversa e il gol! Il gol di Di Girolamo per il pareggio al 25esimo minuto di gioco dell'Atletico Whisper. Su ritmi piuttosto alti, ecco il River che viene avanti, il numero 98, buono il controllo del pallone, il tiro, la palla che si insacca però aspettiamo un attimino perché l'arbitro sembrerebbe aver fermato. Sì, c'è stato l'annullamento del gol per il River. E fa avvicinare i compagni, li chiama, riesce a servire Di Girolamo. Adesso il numero 32 che tira, gran risposta del portiere. Ancora un tiro, una conclusione, ancora respinta. Tutto il centrocampo, palla che torna nei pressi dell'area di rigore pericolosa. Adesso l'azione, ancora una traversa e la palla che non entra in porta. Lunghissimo. Pallone allargato a sinistra, poi prova ad accentrarsi il tiro. Di un niente fuori questa volta. Ancora il gigante Cardelli che si gira, bene. E fa allargare i suoi, il tiro da fuori, respinto dal portiere. Ancora pericolosissima l'azione del Whisper. Da quest'altra parte poi il tiro che termina fuori. Giannetti, scusate, non a Liberti, ancora combatte Giannetti. Gli viene fischiato anche un fallo. Proteste. Giannetti, la rincorsa corta, il tiro basso, rimpallato, però non dà un'autorete. C'è un'autorete del River Plate che quindi consente al Whisper di portarsi in vantaggio. Buona l'azione che si sviluppa a destra, cambio totalmente di gioco dall'altra parte. Ha ricevuto Di Girolamo, la finta di Di Girolamo, tiro, grande parata, grande respinta del portiere. Da Liberti da solo, a Liberti da solo, forse la può chiudere, a Liberti da solo contro il portiere. Palla dentro, errore clamoroso di Giannelli però con il quale si va a concludere anche il match. Per poco non ha realizzato il gol del 3-1 Giannelli. Partita che quindi termina con il risultato di 2-1 per l'Atletico Whisper su River Plate.